Andiamo a parlare di un'edizione speciale, torniamo a parlare di un'edizione super limitata. Oggi parliamo della Mizuno Wave Cup. Edizione speciale Wave Cup che ovviamente riprende la scarpa utilizzata da Rivaldo nei suoi anni migliori, negli anni, i primi anni 2000. Un remake che sinceramente è talmente perfetto che fatico a capire se sia una scarpa recentemente fabbricata o se sia effettivamente quella che utilizzò Rivaldo nel mondiale 2002, quel mondiale che fu ovviamente vittorioso per la nazionale brasiliana e fu la scarpa che indossò appunto Rivaldo finendo quel campionato del mondo secondo in classifica marcatori. Scarpa molto interessante, i dettagli che andiamo a vedere sono nella tomaia che è interamente fatta ovviamente in pelle di canguro, non solo nella parte anteriore se non anche nella parte posteriore fino al tallone. Come potete apprezzare si vedono fino le pieghe che la pelle naturale fa di utilizzo in utilizzo, pelle naturale che è quella fabbricata in Giappone, la made in Japan, quindi non è semplicemente una scarpa che viene da una fabbrica, ma essendo a tiratura limitata viene fabbricata negli stabilimenti dove vengono fatte le scarpe appunto made in Japan. I dettagli più importanti, come detto, sono la tomaia in pelle di canguro, il logo di Mizuno che si divide in azzurro e giallo a riprendere i colori ovviamente della nazionale brasiliana, così come nella linguetta abbiamo sia il logo di Mizuno sia questi due stessi colori che vanno appunto a riprendere i colori del Brasile. Come vedete ritroviamo le 5 stelle che sono le stelle che identificano le vittorie del mondiale del Brasile e nella parte posteriore il loghettino Mizuno che ai suoi tempi nel 2002 nella scarpa di Rivaldo veniva sostituito dalla bandierina del Brasile. La suola d'altro canto mantiene la stessa identica conformazione di quella scarpa che indossò Rivaldo, stessa conformazione di tacchetti lamellari che risultano un po' più grossi se pensiamo alle tecnologie, alle suole che ci ritroviamo al giorno d'oggi nelle suole velocità. Tacchetti lamellari e conformazione che è praticamente identica alla scarpa di Rivaldo. Altro dettaglio importante è il supporto al tallone che in questo caso non è nella parte esterna ma bensì nella parte interna. Al tocco si può anche apprezzare la durezza e il supporto che dà nella parte posteriore della scarpa. Come detto, edizione super limitata, pochissimi pezzi disponibili in tutto il mondo della edizione speciale Mizuno Wave Cup. Fortunatamente su Football Motion, se sarete super veloci, potete aggiudicarvela. Abbiamo pochissimi pezzi anche noi, dei pochi che Mizuno rendeva disponibili. Se vi può interessare, chi di voi è il più nostalgico può aggiudicarsela. Trovate il link in descrizione e come sempre anche nel primo commento. Se vi piace questo remake che è davvero fedelissimo, se vi piacciono le edizioni speciali, fatemelo sapere con un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, ci vediamo alla prossima.